Angeli e diavoli. Sono sì due parole apparentemente antitetiche, ma se dopo di esse poniamo tre puntini di sospensione, mettiamo magicamente in discussione tutto. La dicotomia tra di esse, la certezza di qualsiasi definizione morale, il riferimento a concetti religiosi o soprannaturali eterni. Sono le stesse opere qui presentate che accompagnano in immagini questa messa in discussione. Soprattutto, per la maggior parte di esse, grazie all'utilizzo della fotografia, media adatto a catturare la realtà e le sue sfuggevoli ambiguità, senza necessariamente dovervi porre chiose ulteriori. Nelle fotografie di Diana de Boer, difatti, due diafane figure femminili, a occhi chiusi come se fossero autisticamente serrate in una propria dimensione interiore, sono sospese tra angelico e demoniaco, tra occhi drammaticamente bistrati e trasparente esposizione, in modalità ironiche, del proprio cuore e conseguentemente delle proprie linde o peccatrici anime. E sta a noi dare una valutazione in merito, forse. Analogamente avviene nelle immagini fotografiche di Ivali Ward. Nonostante, anche qui, l'interiorità delle due persone ritratte sia palesemente esibita tramite le più comuni iconografie del bene, ali angeliche e un'aureola, simbolo universale di santità, chi ci garantisce, analizzandone il volto, che le cose siano poi così semplici? Francesca Bonfatti e Maurizio Raltrella giocano invece con l'immagine dei bambini, associati sempre e comunque all'idea di innocenza e originaria purezza, nonostante nei fatti vadano spesso a smentire tale connotazione. Così, l'immagine dell'innocente fanciullo fotografato dalla Bonfatti stride immediatamente con quella dei due bambini che costituiscono il soggetto dei dipinti di Raltrella. Da un lato l'immagine palese di un'anima innocente messa letteralmente a nudo, dall'altro due bambini urlanti, dallo sguardo maligno, dall'immagine tormentata. Ci troviamo quindi di fronte a rappresentazioni dell'umanità nelle quali, come avviene nella realtà e forse in maniera necessariamente amplificata, prevale di volta in volta uno dei due aspetti, il bene piuttosto che il male, senza però che l'altro resti mai totalmente assopito.